Mia, Tusa della Val di Tusa, quante falsità ho letto in queste colonne. Falsità basate su fonti storiche, populiste e nazionaliste. I romani e tutte le persone le guerre qua, sa? La prima, la seconda, la terza e la quarta dopo il terremoto imperiale. Che fu lo scempio nei fori distrutti. Ovvio che ogni patriota piemontese stanziato in Sicilia, che trafugano da secoli monili dell'età dell'oro per portarli a Londra, a Stoccolma, a Oslo, che ne so, alla British University, lasciando qualche trucciolo d'oro zecchino e qualche lancio dell'età del ferro, magari. Magari questo non è proprio un piemontese, ma un genovese tirchio, ladro e avaro. Purtroppo non lo conosco, ma sembra d'Averio. Per quanto possa nutrire profonda stima per l'arte, le arti, e in tal caso, la lettura dell'articolo è stata suggerita da una profonda stima che ho verso un archeologo subacqueo, E.F. Castagnino. Ma qui mi pare non ci sia nemmeno citato il loro nome. È evidente come la giarrettiera ancora ostenta nazionalismi di una Riviera Ligure più che alluvionata fin dall'armistizio di Villafranca. Nei film la monetina dell'esorcista era un voodoo. In Europa certi nostri monili furono leucemia e spina bifida, ne vuoi ancora?